Ciao. Oggi vedremo insieme l'uso nell'italiano di una parola che diciamo veramente molto molto spesso. Questa parola è cioè. Nella grammatica, cioè è un avverbio, ovvero una parola che non cambia mai, ma che serve a modificare il significato delle parole circostanti dentro una frase. In particolare, cioè, ha una funzione dichiarativa o esplicativa. Serve quindi a fornire maggiori informazioni o spiegazioni rispetto a quanto si è detto in precedenza. Vediamo un esempio con una frase. Oggi sono arrivato veramente molto presto a scuola, cioè alle 7:30. Non sempre però cioè si utilizza per dare una spiegazione. A volte si può utilizzare anche per domandare, per chiedere una spiegazione. Immaginiamo il dialogo tra un cameriere di un ristorante e un cliente. Il cameriere offre al cliente una caprese. Il cliente però non sa bene cosa sia una caprese. Per chiedere quindi di cosa si tratti, può chiedere anche solo semplicemente cioè. In quel caso il cameriere risponderebbe che la caprese è un piatto composto da mozzarella, pomodori e basilico. Quindi vediamo che cioè si può utilizzare per dare una spiegazione, per chiedere una spiegazione, ma a volte anche per riempire dei vuoti dentro un discorso. Immaginiamo ad esempio una ragazza che sta parlando della sua città preferita e di dove vuole andare a vivere. Immaginiamo che lei dica: non ho una città preferita, cioè sì, ce l'avrei. Sicuramente adoro le città di mare e non ho scelto ancora dove vivere, cioè forse sì, voglio vivere a Napoli. Bene, in questo caso la ragazza ha utilizzato cioè due volte, ma questo cioè non ha un significato vero e proprio, serve solo per prendere del tempo per pensare. Pensare a che cosa? Pensare a che cosa dire più avanti, oppure a riempire dei vuoti dentro il discorso. Altre volte il cioè può servire invece per correggersi, per correggere quello che abbiamo detto prima. Immaginiamo anche qui un piccolo dialogo tra un barista e il cliente di un bar. Il barista chiede al cliente che cosa vuole. Il cliente risponde: vorrei un cappuccino con la cannella, cioè no, con il cacao. A questo punto vediamo che il cioè è stato utilizzato per correggere quanto è stato detto prima. Ora che conosciamo i vari usi di questa parola, proviamo a verificare dentro i discorsi che sentiamo dalle persone a noi intorno se veramente questa parola viene utilizzata in tutti questi modi, e proviamo anche a riutilizzarla. Alla prossima!